Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Breaking News Salute del Centro Riabilitativo Veronese. Abbiamo ospite il dottor Giulio Gobbetti. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Allora, oggi Giulio ci devi aiutare a capire una patologia particolare da un nome complesso, ma ahimè molto diffusa, che è il linfedema. Di che cosa si tratta? Sì, allora il linfedema è una particolare forma di edema, edema dal greco gonfiore, con andamento cronico, naturalmente progressivo e degenerativo, soggetto purtroppo a complicanze e riacutizzazioni. Prima tu dicevi che è molto diffusa e in effetti si parla di circa 300 milioni di casi nel mondo, quindi assolutamente molto molto diffusa. Esistono due tipi di linfedema in generale: linfedema primario, che è quello su base genetica, dovuto a un incompleto o un abnorme sviluppo del sistema linfatico, con un'età di insorgenza davvero molto molto variabile. E l'altro tipo di linfedema è l'linfedema secondario, dovuto ad una asportazione di linfonodi, solitamente per coinvolgimento neoplastico. Che sia primario o che sia secondario, è importante chiarire che dall'linfedema purtroppo non si guarisce. Si tratta di una condizione cronica, spesso invalidante, che necessita di un monitoraggio e di un trattamento continuo. Ma com'è possibile diagnosticare un linfedema? Ma allora, diciamo che la diagnosi è clinica, quindi con un'attenta raccolta anamnestica, quindi della storia del paziente, seguita poi da una visita linfologica con un esame obiettivo mirato alla ricerca dell'linfedema. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, anche in programma l'apertura di un ambulatorio qui al Centro Riabilitativo Veronese dedicato all'linfedema, proprio per dare una mano a questi pazienti con edemi ed avere un pochino di più di chiarezza diagnostica. Quindi, oltre alla parte proprio clinica della diagnosi, c'è ovviamente anche un supporto strumentale che può essere una semplice ecografia dei tessuti molli, un ecodoppler per vedere com'è la salute delle vene, delle arterie, degli arti affetti da linfedema, e poi si può andare ancora più nello specifico con una linfoscintigrafia o una linfangio-RM, che però sono esami di secondo livello. E che tipo di trattamento è necessario per, diciamo, non guarire o perlomeno trattare questi linfedemi? Esatto, per trattare gli linfedemi ci sono i due capisaldi fondamentali, che sono sicuramente il linfodrenaggio manuale e il bendaggio anaelastico multistrato, che devono essere entrambi svolti da fisioterapisti specializzati in questo. Quindi molto spesso, quando dico la parola linfodrenaggio, può venire confusa magari con un altro trattamento estetico che ha il nome assolutamente uguale, però in realtà si tratta di qualcosa di diverso. Quindi linfodrenaggio, bendaggio, a cui si possono associare anche esercizi fisici, quindi esercizi fisioterapici specifici, svolti, si dice, sotto bendaggio, cioè svolti mentre il paziente è bendato. Quindi questo per quanto riguarda la terapia fisica base. Poi è opportuno anche nominare un trattamento chirurgico del linfedema. In realtà è un trattamento microchirurgico, quindi un qualcosa di altamente specialistico, che però è riservato solamente ad alcuni tipi di linfedema, quindi purtroppo non a tutti. E poi un accenno rapido alla terapia farmacologica, che in realtà è utile utilizzare solo nelle fasi iniziali dell'infedema, utilizzando farmaci come gli alfa e gamma benzopironi associati a FANS, quindi ad antinfiammatori. Una patologia, della quale non si guarisce, dalla quale non si guarisce, però si può migliorare la qualità della vita di chi affronta magari un ciclo di fisioterapia regolare. È vero Certo, questo? Si può migliorare la qualità della vita? hai centrato un punto fondamentale. Allora, l'infedema, soprattutto negli stadi avanzati, ha un grossissimo, davvero, impatto sulla vita quotidiana, perché più che altro a causa della sua tendenza a peggiorare e a sviluppare anche complicanze difficili da gestire, come ad esempio le ulcere.
quindi sicuramente trattandolo con costanza, pur non essendoci una terapia definitiva e curativa, però con una costanza nei trattamenti fisioterapici sicuramente si può tenere questo problema sotto controllo ed avere una qualità di vita migliore. Allora, vogliamo ringraziare il dottor Giulio Gobbetti, medico internista del Centro Riabilitativo Veronese. Ricordiamo anche che a breve ci sarà anche la possibilità di parlare direttamente con degli esperti che si occupano proprio di questo problema al Centro Riabilitativo. Noi ringraziamo ancora il nostro Giulio Gobbetti, ci troviamo nel prossimo appuntamento di Breaking News Salute del Centro Riabilitativo Veronese. Grazie, dottore. Grazie a voi.